Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Vi ho dato più di un mese per guardarla, ma se non l'avete ancora fatto, spero di convincervi a farlo con la mia recensione. Oggi parliamo di Mercoledì, la serie spin-off sulla famiglia Addams che trovate su Netflix o che potete scaricare illegalmente, ma io non ve l'ho detto. Ma prima, come sempre, sigla! Scopro ora, grazie alla solita Wikipedia, che nel creare la sua famosissima serie di vignette per il New Yorker, Charles Addams si ispirò alla città di Westfield, situata nel New Jersey, e brulicante di ville vittoriane e cimiteri in disarmo. Non avevo neanche idea che il nostro Charles nel 1946 strinse amicizia con Ray Bradbury e che i due misero addirittura in cantiere un libro illustrato a base di mostri, anche se purtroppo non se ne fece nulla, e questo è un peccato. Trovo sempre sfizioso approfittare di questa o di quell'altra recensione per bighellonare su internet alla ricerca di informazioni, anche perché la mia massa critica è spesso lacunosa riguardo la famiglia Addams. Per esempio, mi sarebbe piaciuto moltissimo approfondire i fumetti originali e tutto il resto, ma come molti della mia generazione ho familiarizzato con Gomez, Morticia e il resto della banda grazie soprattutto alle repliche della serie televisiva andata originariamente in onda durante gli anni 60, nonché la prima pare a sottintendere la vita sessuale di una coppia, e ovviamente anche ai due film di inizio anni 90 diretti da Barry Sonnenfeld col compianto Raul Julia e con Cristina Ricci, di cui accenneremo anche un po' più tardi. E proprio nel film, soprattutto nel secondo, veniva dedicato parecchio spazio alla giovane Mercoledì, la quale tra un tentativo di omicidio e l'altro affrontava i primi turbamenti dell'adolescenza. Ecco, davanti a questa serie creata per Netflix da Alfred Gough e Miles Millar, già tra gli autori di Spider-Man 2 e Smallville, e co-diretta da Tim Burton, occorre dirlo, non ho potuto fare a meno di pensare al personaggio interpretato all'epoca per l'appunto da Cristina Ricci, verso cui la protagonista Jenna Ortega paga parecchi pegni, e non solamente per l'ovvia coincidenza narrativa. Oggi come allora, Mercoledì è soprattutto una ribelle, un outsider, perfino rispetto agli standard della sua famiglia, e come tale è perennemente in lotta con lo status quo e le ingiustizie, sia che coincidano con i soprusi compiuti dai coloni nei confronti dei nativi americani, cosa che troviamo anche nel capitolo 2 della famiglia Addams, dei film degli anni 90, sia che abbiano a che fare con un sistema scolastico basato sulle apparenze e i buoni comportamenti. C'è molto in Mercoledì dei film di Sonnenfeld, oltre alla presenza della stessa Ricci, qui promossa insegnante, e quando un certo personaggio si porta alla bocca lo spray per l'asma, oppure parte la filippica della bigotta del caso, è impossibile non farsi scappare una risata. Di contro, stavolta non siamo davanti tanto a una commedia votata all'equivoco, quanto più a un giallo per ragazzi, della struttura simile se non analoga a quella del ciclo di Harry Potter, laddove lo scioglimento del mistero principale procede scandito da interrogazioni, balli scolastici e storie di amore adolescenziale. La trama gira attorno a una Mercoledì ormai adolescente e incapace ovviamente di ambientarsi nelle scuole convenzionali, a seguito dell'ennesimo casino Morticia e Gomez, rispettivamente Catherine Zeta-Jones e Louis Guzman, che fanno davvero un figurone, decidono di spedire la figlia alla Nevermore Academy, dove tecnicamente certe stranezze dovrebbero passare inosservate dal momento che l'istituto ospita serenamente lupi mannari, vampiri, sirene e dozzine di altre creature più o meno occulte. Tra l'altro ha ospitato anche i genitori di Mercoledì alla loro epoca. Una nota: la preside della Nevermore, Larissa Vims, è interpretata da Gwendolyn Christie, che abbiamo già visto nel Trono di Spade e in Sandman. Ciononostante, Mercoledì si dimostra troppo Mercoledì, pure per certi standard, finendo così nei guai sia con i propri compagni di scuola, sia con gli abitanti, diciamo, normali della vicina Jericho, che è molto simile alla città di Edward Manley di Forbice, ma anche alla Castle Rock dei racconti di Stephen King. Come accennato, siamo davanti a un giallo il cui meccanismo si innesca durante la prima puntata per proseguire di pari passo assieme allo sviluppo della serie.
La ragazza mercoledì a sua volta sarà costretta dagli eventi ad abbassare un pochino la guardia, ad accogliere altre persone nel suo ristrettissimo cerchio della fiducia, così ristretto da contenere all'inizio giusto Mano. Mano, tra l'altro, è nettamente il miglior giocatore in campo. La serie nel complesso gioca molto bene la carta dell'outsider tra gli outsider, dove prima ancora del sadismo, della crudeltà di facciata a descrivere la giovane protagonista e soprattutto un bisogno quasi compulsivo di giustizia, una giustizia così intransigente e assoluta da renderle praticamente impossibile relazionarsi con le altre persone per via dei compromessi sottesi alla dimensione sociale. Perfino il rapporto con Morticia appare complicato a causa di un malcelato senso di inferiorità, e se da una parte questa tendenza consente alla nostra mercoledì di accedere ai segreti più oscuri della Nevermore e di Jericho, dall'altra parte ne mette in luce debolezze e criticità, consentendo agli showrunner di esplorare aspetti degli Addams relativamente inediti. Questo meccanismo mi è sembrato molto coerente sia con la natura originale dei personaggi creati da Charles Addams, sia con gli sviluppi a cui questi sono andati incontro nel corso degli anni, dopo essere diventati una fetta piuttosto importante della cultura popolare. Tra l'altro, vale la pena ricordare come i membri della famiglia Addams siano sadici solo all'apparenza, cultori di un'oscurità talmente farsesca ed esagerata da ricordare certe festività di inversione come Halloween o il Carnevale o i Krampus dell'Alto Adige. Sotto le varie maschere, infatti, si nascondono in realtà delle persone oneste, spesso molto più corrette della media borghesia con la quale entrano costantemente in conflitto, loro malgrado, più per questioni di apparenza che di sostanza. Di questo tocca tener conto per apprezzare la comicità della serie, soprattutto per perdonarle le apparenti idiosincrasie. Vedi quando, ad esempio, mercoledì non accetta che il padre sia accusato di omicidio, nonostante passi metà delle puntate a celebrare il serial killer. Venendo alla messa in scena, siamo sostanzialmente davanti alla versione Netflix del cinema di Tim Burton, e questo vale nel bene ma anche nel male. Oltre ad aver diretto personalmente 4 puntate su 8, il regista ha impostato il taglio generale della serie, di cui è anche produttore esecutivo. Sicuramente il suo stile resta molto riconoscibile, eppure al netto delle ovvie analogie con l'immaginario composto a suo tempo da Addams, ovviamente. Di contro, come accennato, l'estetica pulita e ultra definita tipica di Netflix tende ad appiattire un po' troppo l'esperienza, come già in Sandman, con il risultato di tenere a bada certe derive tipiche dell'ultimo Burton, ma anche di abbassarne un po' la personalità. A parte questo, comunque, la serie c'è, e come il cast funziona, sia per quanto riguarda il versante giovanile, dove oltre a Jenna Ortega spicca soprattutto Emma Myers, sia per quello degli adulti, con un Louis Guzman, dicevamo prima, in grandissima forma, capace di restituire Gomez alla sua caratterizzazione originale. A volte però il taglio contestualmente realistico di certe situazioni, soprattutto quelle ambientate a Jericho, stona un po' con la carica grottesca degli Addams, i genitori, e questo sembra evidente soprattutto durante la puntata Genitori Figli o con la comparsa di Fester, grandissimo zio Fester, qui interpretato da Fred Armisen. Enid, interpretata appunto da Emma Myers, come dicevamo prima, si rivela fondamentale per l'evoluzione di mercoledì e in generale procura al racconto alcuni dei suoi momenti più freschi, essendo l'esatto opposto della protagonista. La baracca quindi regge, così come regge la componente gialla del racconto, che pure senza grossi intrighi, pescando qua e là dal cinema di Burton, soprattutto da Sleepy Hollow, riesce spesso a convincere chi guarda di essere un passo avanti rispetto ai personaggi, per poi levargli la sedia da sotto al culo. Il finale poi è particolarmente dark, avventuroso, ma soprattutto riesce a unire tutti i puntini della trama, congelando lo spettatore col giusto mix tra aspettative confermate e sorprese, e giustificando la carne al fuoco infilata dalla serie nel corso di 8 puntate. Quindi sì, dai, mercoledì diverte, funziona, rappresenta una buona risorsa, nella speranza che le bricioline disseminate durante l'epilogo conducano a una seconda stagione altrettanto interessante, seconda stagione fresca di riconferma, ovviamente, visto il successo che ha avuto. Nonostante il mio rapporto con Burton sia perlomeno complicato da diversi anni a questa parte, avevo una discreta voglia di spararmi mercoledì, perché gli Addams mi hanno sempre fatto simpatia e l'idea di assistere alle avventure di una mercoledì adolescente e nichilista mi intrippava parecchio. Fortunatamente non sono rimasto deluso, la scelta di puntare sul giallo per ragazzi, per quanto banale, ha contribuito a rinfrescare i personaggi creati dall'autore, mentre l'interpretazione di Jenna Ortega onora quella consegnata a suo tempo da Cristina Ricci. Se proprio ci devo trovare una pecca, la messa in scena di Burton paga un bel pegno all'estetica tutta precisina di Netflix, eppure nel complesso ad avercene di serie come questa.
E con questo si conclude anche la puntata di questa settimana di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi l'appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.